E ci siamo! Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi sono felicissimo perché faccio una collaborazione con una persona straordinaria, con il mio grande amico Patrick di Les Blue. Vi lascio ovviamente in info box tutti i riferimenti per andare a trovarlo, a salutarlo da parte mia, ragazzo fantastico, parla di 284.000 cose, tutte una più figa dell'altra, parla di serie TV, di libri, Pop Funko, è un grandissimo collezionista, fa un sacco di roba. Patrick, sei in grande! E nasce una collaborazione tra di noi. Posto su Instagram la foto di Wool, la trilogia, il primo della trilogia del Silo, un distopico. E Patrick dice: cavolo, io adoro i distopici. Insomma, abbiamo iniziato a parlare di distopici. E gli ho detto: senti un po', dato che ti piacciono i distopici a te, mi piacciono i distopici a me, perché non ce ne creiamo una collaborazione? E così è così successo, insomma, è nata questa collaborazione tra di noi. Collaborazione semplice, insomma, è stata proprio veloce, bella, grezza, un po' come piace a noi. Abbiamo deciso di parlarvi di tre saghe distopiche che ci sono piaciute. Questo è il contenuto di questo video, tanto mio quanto di Patrick. Quindi poi mi raccomando, andate da Patrick a vedere un po' i consigli suoi. Per quanto mi riguarda, ho scelto le tre saghe distopiche che ho più amato e che ho finito, perché poi ce ne sono tante in corsa, tra cui Wool, ma poi ne ho parecchie che sto leggendo, sempre in chiave appunto distopica, ma che ancora non ho finito. Mi viene in mente Inferno di Gungui, mi viene in mente la saga di Divergent, ce ne so parecchie, però queste le ho finite e quindi ve ne parlo. Allora, prima saga molto molto famosa è Hunger Games di Susan Collins. Questo è il primo libro, che è appunto Hunger Games, che io tra l'altro ho scoperto parecchio tempo dopo, insomma, che era diventato famoso, l'ho scoperto proprio tramite YouTube. All'epoca ancora non lo facevo, insomma, c'era gente che ne parlava, tra cui Mare Totonashi, piuttosto che Reader Addicted, insomma, parecchi ne parlavano, insomma, ho dovuto leggerlo e ho amato questa saga. Il film no, fa cagare, ma la saga è una figata. Il secondo episodio, insomma, che è sempre appunto Hunger Games, La ragazza di fuoco, e il terzo libro, che è Il canto della rivolta. Hunger Games penso sia, è indubbiamente tra le tre che ho scelto, quella più, tengo il primo così so, fammi l'idea, è sicuramente quella più famosa, è sicuramente quella più popolare, quella che ha avuto più successo, ma è un pochetto caduta quando ho scoperto che è stata un po' scoppiazzata, pare, da Battle Royale, mi pare si chiami, era un... fondamentalmente la stessa identica cosa, solo scritta molto prima. Però adesso superiamo questa, capita che non esisteva niente, a me è piaciuta, La pena della Collins mi è piaciuta. E niente, insomma, ve la straconsiglio perché parla di un universo distopico dove il mondo è diviso in tanti livelli. Adesso non mi ricordo il nome esatto, l'ho letto un po' di tempo fa, non mi sono preparato perché io non mi preparo mai video, non sia mai. Tanti distretti, eccola la parola, tanti distretti governati ovviamente dal distretto più figo di tutti gli altri, che appunto organizza per tenere un pochino sotto controllo le persone, quindi per manipolarli, questi Hunger Games. Ciascuno dei distretti deve mandare due ragazzi a fare questo gioco appunto della fame, che appunto poi vedrà un solo vincitore tra di loro, tutti gli altri moriranno, e così ciclicamente ogni anno accadrà. Fin quando arriva la figa della situazione, tale Katniss, che invece insomma farà delle robe, farà un po' di casino e porterà poi a un'evoluzione della trama. Molto molto bello, scritto bene, molto fluido, molto duro, crudo, il primo soprattutto, pianto insomma, soprattutto sulla... scena di una bambina, per chi non dovesse averlo letto non dico niente, ma per chi l'ha letto, insomma, la bambina di colore è un po' un mito di tutti noi amanti di Hunger Games. Molto 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 bello il primo. Il secondo, come un po' in tutte le saghe, è quello nelle trilogie, insomma, quantomeno, che fa da trade union tra il primo e il terzo. Ho detto trade union, Erika, ma la Francia continua a non piacerne manco per niente. Poi l'ho detto bello, trade union, te invece lo dici figa, trade union tutta. E questo appunto è un po' il collegamento tra le due, tra il primo e il terzo, e nonostante quello mi è piaciuto, nonostante fosse appunto quello che normalmente dovrebbe essere meno piacevole degli altri, mi è piaciuto un sacco. Molto 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 bello anche il terzo, il finale mi è piaciuto un sacco, avrei sperato in un altro finale da un lato, dall'altro lato mi è piaciuto, avrei sperato in un altro finale... Non è neanche giusto dire avrei sperato in un altro finale, il finale mi è piaciuto, avrei sperato in una... come posso dire senza spoilerare? In un evolversi delle vicende un attimino differente, non completamente diverso, ma un attimino differente. Comunque, trilogia molto molto bella, consigliatissima a tutte le persone, tutti i ragazzi, adesso parlo con Sam, guarda sto video che sono un po' di traiettorie young adult per il tuo mega progetto. E comunque in generale a tutte le persone che adorano i distopici, gli young adult e la scrittura, quella fluida, quella piacevole, quella proprio divertente, lo straconsiglio. Seconda saga che consiglio tantissimo è Under the Never Sky di Veronica Rossi.
Il problema di questa saga è che ad oggi è stata editata in Italia soltanto il primo, che penso si chiami proprio Under the Never Sky. Comunque se scrivete Under the Never Sky, Veronica Rossi, italiano, insomma, dovrebbe uscirvi il titolo. Però mi auguro che tra di voi ci sia chi ama leggere in lingua come a me piace, insomma, parecchio fare, e leggetevi questa saga perché veramente merita. Under the Never Sky, il primo, poi c'è Through the Ever Night, che è il secondo, le mie sono edizioni Harper. Peraltro copertina è molto figa, con la parte sotto leggermente, come dire, un po' stile del suono, un po' satinata tipo, e la parte questa qua lucida, la parte alta lucida, sono edizioni molto molto belle. E l'ultimo capitolo è in Into the Steel Blue. Allora, di cosa parla questa saga? È un distopico anche in questo caso. Il mondo qui è diviso in due grandi aree. Abbiamo quelli che vivono sotto delle sorte di cupole e sono i civilizzati, sono quelli che vivono in una sorta di città totalmente distopica, completamente soggiogati da quelle che sono gli ordini, la disciplina, tutto un meccanismo ferreo, no? di determinazione delle azioni, e hanno come unico sfogo, come unica valvola proprio di sfogo dove possono essere se stessi, questo universo digitale che ricorda un po' Ready Player One, che non vedo l'ora di leggere. Però questo è arrivato prima, quindi Ready Player One, tanto il figo, è arrivato dopo. E quindi questi vivono un po' in questo mondo digitale, in questo mondo virtuale, appunto, per avere una sorta di sfogo, perché altrimenti la loro vita è completamente chiusa nel colore grigio, in stanze in cubicoli molto piccoli, pochi metri quadri hanno a disposizione nel mondo reale, mentre nel mondo virtuale possono giocare molto di più. Tutti gli altri, quelli un po' sfigati, quelli che vengono chiamati savages, vivono all'esterno, e all'esterno c'è questo Never Sky. Questo Never Sky è fatto da queste volute di fumo nero, pare che ci siano delle tempeste magnetiche, ci siano dei fumi tossici nell'aria, e soltanto chi abita all'esterno ha sviluppato quella sorta di anticorpo che gli permette di sopravvivere, che all'esterno, insomma, il mondo non è di tutta sta figata, insomma, è tutto cupo, tutto distrutto, un po' alla strada di McCormack, senza arrivare a quegli estremi, perché comunque un po' di vita c'è. E non si è persa totalmente l'umanità. Ovviamente i duels, che sono quelli che vivono all'interno delle città, sono convinti che quelli fuori sono cattivi. Poi cosa succede? Non vi voglio dire niente, però a un certo punto c'è una storia, anche in questo caso come in Hunger Games, c'è una storia d'amore dove la protagonista, che appunto dalla città, diciamo, viene portata all'esterno per una serie di vicissitudini che non vi dico perché no, insomma, vi fotto il piacere della lettura, incontra un savage. E questo savage dice: cazzo, io però non so come tu mi hai descritto, come tu pensi che io sia. Nasce qualcosa di forte tra di loro, e nell'unione di queste due persone, questa sorta di Romeo e Giulietta che mettono insieme questi due mondi apparentemente lontani, si scoprono le magagne, soprattutto magagne all'interno della città, perché poi i savage sono tranquilli, fanno un tanto quelli che sembra che sono cattivi, ma in realtà tirano a campare, non sono cattivi per niente. Invece i capi delle città qui svolazzano cose, non si sa che cos'è. I capi della città invece sono stronzi, ma stronzi veri. E quindi ovviamente poi da lì succedono fatti particolari. Insomma, c'è un'evoluzione della storia molto 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 bella. Quindi Under the Never Sky di Veronica Rossi ve la stra consiglio. Poi qui ve ne ho parlato un sacco di volte, non potevo non farlo, quando poi è nata la collaborazione con Patrick, dico: cazzo, distopici, cosa c'è di più distopico di Hunt? Questo, ragazzi, fatemi sto piacere, ve prego, me prostro, me faccio prono. Di Hunt, di Eri Fukuda, leggetelo, è una figata. C'è una ragazza che mi segue, ed è una che mi viene in mente adesso, ha un logo kawaii, ma non mi ricordo il nome. Oh, scusami, vabbè, te sai di chi tu sei, ti sei riconosciuta. Hai letto questa saga, ti è piaciuta un sacco, e tante altre persone mi hanno scritto: cazzo, mi hai fatto conoscere una saga figa. Fatelo, ragazzi, leggete sta saga. Il primo è appunto di Hunt, Eri Fukuda. In Italia sono tutti editati dal Castoro. Io ho questa edizione Castoro, poi gli altri due non avevo resistito, ho dovuto subito comprare il secondo e il terzo in inglese, perché non erano ancora stati editati in italiano. E in inglese sono della Simon & Schuster. Sono il secondo, The Prey, eccolo qua, e poi The Trap è il terzo. Allora, quindi di cosa si parla? Si parla di un mondo popolato da vampiri. Il protagonista è uno dei pochissimi umani sopravvissuti. Guarda, devo stare attento alle parole, perché c'è alla fine un colpo di scena, alla fine del terzo libro, un colpo di scena fantastico. È stato uno dei finali di saga più belli di sempre. È stata una rivelazione. Io sono arrivato alla fine del libro e ho detto: cazzo, Eri Fukuda, te devo conoscere perché sei in grande. Quindi sto attento a quello che dico. C'è un mondo di vampiri dove soltanto pochi sono rimasti umani, si devono nascondere perché sennò i vampiri, sono vampiri quelli che parte la cosa e se li mangia. A un certo punto però si scopre che non tutto è come sembra, e c'è un viaggio del protagonista che va alla scoperta di tutte le magagne che stanno dietro a questa società di vampiri. Non vi dico altro perché spoilerare questo libro è molto facile.
Vi dico che si parte all'interno di questo libro, è il classico inizio in un paesino, una cittadina piccolo, il mondo è proprio minuscolo, è quasi claustrofobico ed è resa benissimo la claustrofobia all'interno di questo libro, per poi nel secondo e nel terzo ampliarsi, 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 non solo geograficamente ma anche temporalmente. La collocazione temporale di questo libro alla fine scoprirete che sarà una figata perché non vi rendete conto di quello che state leggendo fino a che non siete arrivati all'ultimo libro. È una figata, ragazzi, leggete questo libro, scritto fluido, è divertente, è accattivante, è pieno d'azione, pieno di personaggi fantastici, enigmi su enigmi. Scoprite una cosa e vi rendete conto che tutto quello che avete letto fino a quel momento non era così, per poi scoprire che pure quella cosa lì sarà stravolta nel tempo. Leggetelo, 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 leggetelo. È una saga fantastica, bellissima. Mi raccomando, leggete questo. Bene, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per essere stati qui. Andate a salutare il mio amico Patrick. Appunto, andate a trovarlo, salutatelo da parte mia. Patrick, grazie per questa collaborazione. E io me ne vado, le ho dette parecchie anche a questo giro. Quindi, nella speranza che leggiate The Hunt, soprattutto l'altro, lasciate per The Hunt, leggetelo, ragazzi, perché veramente vi farete un favore. E me ne vado, insomma, le ho dette tante. Un abbraccio e state bene, ma proprio bene, 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 bene.